Grazie al professor Paolo Crepè, che ha appena tenuto una lezione all'evento Oticon riguardo il ruolo dell'anziano nella società. Quali sono le novità che emergono? Lei ha proposto una visione molto ottimistica dell'età anziana, rifiuta addirittura il concetto di terza età, di quarta età. Cosa osserva nella società attuale? Osservo una grandissima presenza, partecipazione, e naturalmente non mi sfugge la possibilità per alcune persone di essere emarginate, di essere tenute in un istituto, queste cose qua, però se noi guardiamo alla media del fenomeno, che è una media che si è alzata molto in qualità, non possiamo non vedere un protagonismo delle persone a prescindere dalla propria carta di identità, anzi sono delle persone oggi di cui non ti chiedi più ma quanti anni ha quella persona, perché la stai a sentire, vorrei dire anche abbastanza a prescindere, anche perché siamo molto più camuffati in qualche modo, molto più confusi in una popolazione che è molto più eterogenea. Una volta era molto più scandito, no? C'era il giovane, c'era l'adulto, c'era il vecchio. Adesso ci sono dei cinquantenni che tendono a fare i ventenni, ci sono degli ottantenni che in qualche modo fanno la vita dei sessantenni. Ecco, a uno psicologo, uno psichiatra come lei vorrei chiedere anche cosa pensa dello stigma, chiamiamolo così, che in qualche modo ancora è presente nel settore dell'udito, quindi l'apparecchio acustico non è purtroppo ancora percepito come un accessorio di moda, come può essere un occhiale, no? Quindi come si può superare, cioè come si può comunicare ai pazienti questo tipo di evoluzione anche della percezione di un dispositivo per l'udito, secondo lei? Ma quello che ho detto prima, la cosa fondamentale è aiutare una persona nella cosa a cui tiene di più, cioè che non si veda niente. Credo che la miniaturizzazione dei vostri apparecchi abbia portato un enorme aiuto anche alla fruibilità. Cioè, io credo che molte persone, pur non avendo un buon udito, evitasse col pensiero, con l'azione di farsi usare da un ausilio tecnologico, proprio perché questo comportava uno stigma, che era quella specie di grande affare che si metteva dietro, che ti faceva diventare gli orecchi più o meno come lui. E questo oggi è quasi scomparso. Cioè, l'idea che da qui ai prossimi anni questa cosa non si vedrà letteralmente più, credo che sia solo una questione di tempo, legato ad alcune problematiche tipo la batteria, queste cose qua. Beh, io credo che tutto questo porterà ad un aiuto enorme. È esattamente come per i denti. Una volta c'era una sorta di gong oltre al quale c'era la dentiera, la colla, che era molto stigmatizzata. Oggi ci sono, e per la prevenzione, e per la cura, e per la cosa ci sono degli ausili straordinari, per cui non hai più così bisogno di nascondere quella cosa notturna, eccetera, eccetera. La stessa cosa avverrà con i vostri apparecchi, che già oggi sono molto, molto più discreti e in qualche modo invisibili rispetto a quello che era 20 anni, 30 anni fa. Grazie professore. Grazie a lei.